Dove volete tiriamo? Dove volete? La chiesa. Se la faccio su questa Inter di Simone Inzaghi. No, crediamo. Vedo il momento che ce la portano qua. È significativo che venga il giorno di San Francesco, il giorno dopo la dedicazione della Chiesa. Sarà un evento bello da considerare insieme per il bene della città. Questo è un luogo di coesione ed un segno di quella Parma bella che abbiamo avuto. Grazie a voi. Prima del 4, a questo punto penso che faremo dopo il 4. Sono in arrivo altri due bravi. Siamo in tre. Sì, eh. Più possiamo, teniamo alta la bandiera. Porti un po' anche la tua voce? Sì, 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 grazie. No. Occhio fra, spostati. Gli facciamo una foto. Francesco. Tranquillo, vai. Mi posso vedere se tra l'altro? Scusi. Ci siamo quasi. Benvenuti a tutti a questo momento che non ci aspettavamo così, come dire, con così tanta presenza. Atteso sì, ma è bello vedere che è atteso da tanti. Un benvenuto a tutti voi, al nostro vescovo che fra poco benedirà questa croce che viene posta sulla sommità della facciata di San Francesco. Ci hanno chiesto di dire una parola sul perché di questa croce e della sua foggia, ecco, della sua collocazione. In realtà, come dire, ci sarebbero diverse storie da raccontare, ma ve le risparmio. Molto semplicemente, tra le varie ipotesi che sono circolate, no? Sulla collocazione di questa croce in facciata, quella, la prima che è sorta e poi quella che si è realizzata è quella che si ricollega più da vicino alla tradizione. A cosa mi riferisco? Una stampa del San Severino del Settecento che ci mostra la facciata di San Francesco come la vediamo oggi, sostanzialmente senza le linee sulla muratura evidentemente delle finestre carcerarie, ma con le due grandi monofore che stanno ai lati, e la sommità. Sulla sommità troneggia una croce sostanzialmente di queste proporzioni, mentre sui quattro grandi contrafforti c'erano ancora i segni, per la verità deteriorati, di alcune punte gotiche, esattamente come quelle di maiolica che vediamo sulla sommità del campanile della cattedrale, leggermente più basse ma della stessa
idea architettonica, ecco, diciamo così. Brevemente, che cosa andiamo a vivere? Ora il Vescovo dà inizio al rito di benedizione della croce. A seguire la croce verrà posta sulla sommità. Al termine della posa entreremo con tutti coloro che desiderano in chiesa per celebrare i vespri di quella che è una giornata propizia, la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Proprio per questo è stata scelta la data del 14 settembre. Ci prepariamo a cominciare ascoltando e unendoci a due strofe dell'antico inno del Vexilla Regis, il vessillo del re che è la croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, appeso per noi sulla croce, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, adoriamo l'eterno disegno del Padre, che nel mistero della croce ci ha dato il sacramento della sua misericordia. Guardando la croce vediamo il memoriale dell'amore di Cristo per la Chiesa sua sposa. Salutando la croce facciamo memoria di Cristo che mediante il suo sangue ha abbattuto il muro di divisione e di tutte le genti ha fatto l'unico popolo di Dio. Adorando la croce prendiamo coscienza di proclamarci di essere discepoli di Cristo, per seguirne generosamente le orme, carichi della nostra croce quotidiana. Impegniamoci dunque con tutta l'anima a partecipare a questa celebrazione, perché il mistero della croce riveli a noi la sua luce radiosa e ci comunichi la sua forza redentrice. Preghiamo. Padre di misericordia, il tuo Figlio, prima di passare da questo mondo a te, appeso al legno della croce, nel suo sangue ha riconciliato l'umana famiglia. Volgi lo sguardo ai tuoi fedeli, che hanno eretto questo segno di salvezza. Fa che ne attingano la forza per portare ogni giorno la loro croce e camminando sulla via del Vangelo raggiungono felicemente la meta eterna per Cristo nostro Signore. Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini.
apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Ti benediciamo, Signore Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore, dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Signore Gesù, sacerdote, maestro e re, venuta l'ora della sua Pasqua, salì volontariamente su quel legno e ne fece l'altare del sacrificio, la cattedra di verità, il trono della sua gloria. Innalzato da terra, trionfò sull'antico avversario e, avvolto nella porpora del suo sangue, con amore misericordioso, attirò tutti a sé. Aperte le braccia sulla croce, offrì a te, o Padre, il sacrificio della vita e infuse la sua forza redentrice nei sacramenti della nuova alleanza. Morendo, rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua parola. Il chicco di grano che muore nei solchi della terra produce una messe abbondante. Ora ti preghiamo, Dio Onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione su questo legno glorioso, inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscono l'infermità della condizione umana, traggono conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e, forti nella sua protezione, percorrono incolmi le strade del mondo, fino a quando tu, o Padre, li accoglierai nella tua casa, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio eterno Padre, che nella croce del suo Figlio ha rivelato l'immensità del suo amore, vi doni la sua benedizione. Amen. Amen. Cristo, che morendo sulla croce, divenuto sposo e Signore dell'umanità redenta, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Lo Spirito Santo vi faccia sperimentare la misteriosa potenza della croce, albero della vita e principio della creazione nuova. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Io te la sono.
Di tutti i beni. È in essa che risiede tutta la nostra salvezza. Essa è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale. Se infatti non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo crocifisso. Se non ci fosse la croce, la vita non sarebbe stata affissa al legno. Se poi la vita non fosse stata intudata al legno, dal suo fianco non sarebbero sbordate quelle sorgenti di immortalità, sangue e acqua che purificano il mondo. La sentenza di condanna scritta per il nostro peccato non sarebbe stata lacerata. Noi non avremmo avuto la libertà, non potremmo godere dell'albero della vita. Il paradiso non sarebbe stato aperto per noi. Se non ci fosse la croce, la morte non sarebbe stata vinta, l'inferno non sarebbe stato spogliato. E dunque la croce è una risorsa veramente stupenda e impareggiabile, perché per suo mezzo abbiamo conseguito molti beni, tanto più numerosi quanto più grande ne è il merito, dovuto però in massima parte ai miracoli e alla passione del Cristo. È preziosa poi la croce perché insieme patibolo e trofeo di Dio. Patibolo, per la sua volontaria morte su di essa. Trofeo, perché con essa fu vinto il diavolo e col diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la potenza dell'inferno viene spiegata e così la croce è diventata la salvezza di Dio. Ancora Padre, glorifica il tuo nome. Venne dunque una voce dal cielo, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Per indicare quella glorificazione che fu conseguita allora sulla croce. Che poi la croce sia anche esaltazione di Cristo, ascolta ciò che Egli stesso dice. Quando sarò esaltato, allora attirerò tutti a me. Vedi dunque quella croce e gloria ed esaltazione di Cristo.
formazione. Due cose. Mi hanno aggiornato giustamente Geometra Borrini sulla modalità di fattura di questa croce, che è stata battuta a mano dal fabbro di ferro, non tagliata, ma proprio battuta a mano. Nel materiale utilizzato è stato immesso anche qualche elemento delle inferriate carcerarie. Quindi questa croce porta in sé anche questo ferro, diciamo, di redenzione, che è così legato alla storia più recente di questo luogo, che possa essere davvero una benedizione sulla città, soprattutto su chi è più segnato dalla sofferenza in questo tempo. Seconda cosa, ora entriamo in chiesa, per chi desidera celebriamo i vespri dell'esaltazione della Santa Croce. Sono disposti almeno una quarantina di posti qui nella parte iniziale della navata centrale. Buona preghiera. Abbiamo qualche minuto perché vengono posizionate altre sedie, non si può partecipare. Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia.
sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo con la tua croce al redento il mondo. Tu sei Dio, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza.
prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Abbiamo collocato sulla facciata di San Francesco la croce. La croce che è nello stesso tempo una professione di fede, quando tracciamo su di noi quel segno, diciamo di credere in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e nello stesso tempo è un segno che abbraccia tutti. Abbraccia tutti. Il braccio verticale della croce indica un uomo in piedi. Vorrei citare qui a memoria Guareschi, che è stato qui imprigionato, qui in prigione, quando mette Don Camillo nella casa del popolo. E Don Camillo deve riconoscere che quella casa lì è fatta bene, perché ha le finestre alte, lunghe, come è un uomo in piedi. Braccio verticale, la croce, dice la dignità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambina, di ogni bambino, di ogni anziano, che deve essere in piedi nella sua dignità. E proprio Cristo, andando in croce, ha voluto che l'uomo fosse in piedi, non più piegato su se stesso dal male, dal peccato, ma che, stando in piedi, potesse guardare il volto di Dio, stando in piedi potesse penetrare la propria coscienza e guardare il mondo. Nello stesso tempo, questo braccio verticale ci indica il cielo, ci indica che Cristo è vero Dio, ci fa guardare in alto, come abbiamo guardato in alto pochi minuti fa, quando queste persone che hanno operato qui in questa chiesa mirabilmente hanno collocato questa croce, il braccio orizzontale. Sono le braccia di Cristo allargate sul mondo per abbracciare tutti. Il suo sangue è versato per tutti, come ricordiamo nella consacrazione del calice. E questo segno di abbracciare indica una fratellanza vera, perché tutti siamo figli dello stesso Padre e Cristo è morto per tutti, per far sì che tutti possano stare in piedi e possano godere di quella dignità piena che è sentirsi donne e uomini creati da Dio, redenti in Cristo. Una verità universale che coinvolge tutti. Sulla facciata di San Francesco, a oltre 20 metri, 24, 25, c'è questo segno, che da un lato l'identifica chiaramente come Chiesa e ci dice che qui sarà celebrato presto il mistero di Cristo, morto in croce, sepolto e risorto. Ed indica la sua presenza di salvezza nella nostra città, per tutti e per la vita di tutti. Questo è un segno nel quale noi ci ritroviamo, è un segno che coinvolge tutti, è un segno che parla a tutti, perché tutti hanno il desiderio di stare in piedi nella vita. Ha il desiderio che tutti stiano in piedi nella vita. E Cristo
è il segno, il simbolo, Gesù di Nazareth, di chi viene provato, di chi viene venduto, di chi viene tradito, di chi viene ucciso, di chi viene ad essere ingiustamente perseguitato. E quindi un segno che ci ricorda l'impegno, e in questi giorni è forte questa tensione, perché tutte le donne e gli uomini del mondo stiano in piedi nella loro dignità. E questo è vero, dai bordi della nostra città fino ai confini del mondo. Questa croce che abbiamo messo allora parla, intrida dentro di noi pensieri forti, ci chiede di fermarci, di pensare, e ci chiede anche di tradurre questi pensieri che possono essere tra noi e lui, tra noi e il crocifisso, questo libro da leggere, da sfogliare, ci chiede di tradurre in uno stile di vita coerente e in scelte che vengono rinnovate per il bene di tutti. O croce santa, segno di vittoria e di salvezza, guidaci al trionfo nella gloria di Cristo. Grandi cose ha fatto
supplichiamo con fede il Cristo Salvatore che ci ha redenti con la sua croce. Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore. Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore. Cristo, che ti sei umiliato assumendo la nostra condizione mortale, fa che la tua Chiesa ti segua nella via dell'umiltà e del sacrificio. Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Cristo, che fosti obbediente fino alla morte di croce, donaci di imitare la tua obbedienza filiale. Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno. Cristo, che per la tua morte fosti esaltato da Dio e hai ricevuto un nome che è al di sopra di ogni altro nome, fa che i tuoi discepoli perseverino nella fede fino al giorno della tua venuta. Per il mistero della tua passione, accoglici il tuo regno. Cristo, nel cui nome si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, fa che gli uomini trovino pace e salvezza sotto il tuo giogo soave. Per il mistero della tua santa passione, accoglici il tuo regno. Cristo, crocefisso e risorto, che ogni lingua proclama Signore, a gloria di Dio Padre, accogli i nostri defunti nella beatitudine del tuo regno. Cristo, che nella tua passione hai patito anche la cattura e la reclusione, ti preghiamo per tutti coloro che qui sono stati reclusi, hanno patito la sofferenza e la morte. Dona loro purificazione, misericordia e vita. Preghiamo. Cristo Gesù, che sulla terra da Giuseppe hai ricevuto la grazia di lavorare, benedici quanti hanno operato e continuano a lavorare alla cremente in questi giorni per questo cantiere a lode della tua gloria. Preghiamo. Vogliamo come sempre affidare al Signore tanti fratelli e sorelle che ci chiedono preghiere, le nostre comunità cristiane, la nostra diocesi. Affidiamo i giovani, a noi è affidato questo ministero così delicato, così sensibile come quello di accogliere e di accompagnare i giovani universitari. Ecco perché questo luogo diventi anche un luogo di incontro, di preghiera per i nostri giovani. Per tutte queste intenzioni preghiamo. Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno. Come ci ha insegnato il Signore, anche noi usiamo Dio. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore di godere i frutti della redenzione nel cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore.
nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Grazie al nostro Vescovo di aver presieduto questo bel momento e a tutti voi di aver partecipato con la presenza, la preghiera, l'affetto. L'appuntamento insieme ormai è prossimo ai giorni inaugurali, dal pomeriggio del 2 ottobre, in cui, dico a voce, ci saranno l'elevazione spirituale in canto gregoriano, con il gruppo gregoriano del coro Vae alle 16 e poi in serata alle 21 la veglia di preghiera davanti alle reliquie che poi verranno deposte sotto l'altare e in preparazione alla consacrazione della chiesa che avverrà la domenica 3 alle ore 10 e poi gli altri appuntamenti li vedrete sul sito e su tutte le informazioni che ci troveranno. Un ricordo anche a San Francesco che in questi giorni, nel 1224, viveva la sua quaresima di San Michele Arcangelo.